sempre un derby. Tra l'altro, nonostante stiamo parlando di due delle squadre più titolate del nostro calcio e non solo, finali che tra Milan e Inter sono state solo due in Supercoppa. Era il 6 agosto del 2011, eravamo a Pechino e vinse il Milan che era guidato da Massimiliano Allegri. Ma attenzione all'Inter con Barella che mette il pallone per Di Marco, gol! Il vantaggio dell'Inter con Di Marco al nono minuto, pallone perso dalla Milan, Barella vede l'inserimento di Di Marco e segna con il sinistro con una bomba seppur centrale ma che Tatarusanu non può recuperare. Il Milan perde malamente il pallone, azione che sorprende quindi un po' tutti perché il Milan sembrava in possesso ma l'Inter l'ha sbloccata al nono minuto con il gol di Di Marco, uno dei giocatori, direi Massimo Orlando, ci informa del nostro calcio più che dell'Inter. Sì, hai detto bene, secondo me, a parte che molto probabilmente ci sarà l'intervento del VAR, Giuseppe, secondo la mia impressione, però ancora una volta il Milan, effetti, poi qua c'è il VAR il fuorigioco semiautomatico, quindi. esatto il VAR ancora una volta il Milan che in uscita perde un brutto pallone, bravissimo subito Barella attaccare alla profondità e poi Di Marco, che è, hai detto bene, il giocatore più in forma del calcio italiano, si inserisce benissimo arrivando dall'esterno. Adesso staremo a vedere la soluzione e la decisione del VAR. Eh sì, perché Maresca ha il pallone in mano, c'è il VAR, ma insomma semiautomatico, si era detto che non si sarebbe perso troppo tempo, in realtà si sta seguendo da 30 secondi, vediamo che è l'arbitro che cosa decide, che si avvicina a bordo campo, si fa cambiare il pallone e dice che in realtà è gol, che la posizione è regolare e quindi l'Inter ha sbloccato la situazione con Di Marco, 1-0 per l'Inter, mentre probabilmente c'è stato una cambio di pallone perché Maresca lo ha assegnato a Chiffi, il quarto uomo, che gliene ha indicato un altro. È proprio nel calcio moderno, dove ci sono tantissimi palloni in campo, succede anche questo. Quindi la posizione di partenza, che ovviamente non era quella di Di Marco ma quella di Mkhitaryan, ecco, no, vi dico che cosa è successo, non è stato un cambio di pallone, è un'iniziativa della Lega Calcio che è una grande novità, quindi volevo in qualche modo raccontarla. Non è stato sostituito il pallone, il pallone è perfettamente integro, c'è un'iniziativa della Lega vertiginoso. Attenzione all'Inter, Dzeko, area di rigore, Dzeko, gol! Raddoppio dell'Inter, Dzeko al 20° minuto, fa tutto benissimo in aria, controllo dal sinistro alla destra, tiro a giro angolatissimo da Tatarusanu, non ce la fa e l'Inter si porta sulla 2-0, Edin Dzeko al 20°, Milan 0, Inter 2, che dire Massimo, Milan annichilito. Sì, Milan annichilito, Milan messo male in fase difensiva. Al di là del pezzo di bravura di Dzeko, un giocatore meraviglioso, vediamo un passaggio in verticale, tutto molto semplice, si sposta il pallone dal sinistro al destro, veramente tutto troppo facile, poi è bravo chiaramente a girare il pallone sull'angolino lontano, non può arrivarci Tartaruzano, però davvero a questi livelli tutto troppo facile e Dzeko ti punisce. Esercitamente così il Milan assolutamente non è in grande condizione e l'Inter ne sta approfittando, questa volta non c'è assolutamente bisogno di intervento VAR, gran lavoro da parte di Edin Dzeko, Lukaku è in panchina, ma credo che se Dzeko è questo, Massimo Orlando e Lukaku è quello che abbiamo visto ai mondiali e nelle rare apparizioni stagionali con l'Inter, credo che la coppia Dzeko-Lautaro Martinez non verrà sciolta facilmente. Ma mai, perché Dzeko è un giocatore fantastico, non solo per i gol, per come gioca, per la squadra, professionista serio, quasi 37 anni, un giocatore meraviglioso che è sempre in ottima condizione, vuol dire che hai grande professionalità, oltre che essere dotato da madre natura, da una fisicità invidiabile, però giocatore assolutamente fantastico e chiaramente Lukaku, prima di ritornare nei pensieri di Simone Inzaghi, dovrà impegnarsi tanto e dovrà trovare soprattutto la condizione migliore. Questo mi sembra più di frustrazione, perché qui sapeva di non prendere il pallone e voleva, sai, il classico messaggio da mandare
all'avversario, ecco. E Teo Hernandez comunque è giunto a te. Attenzione, Lautaro l'ha chiusa, 3-0 Lautaro Martinez, movimento sbagliato della difesa del Milan. Lautaro si toglie la maglietta e si prenderà il cartellino giallo dal regolamento. Difesa del Milan che sbaglia il movimento. Lautaro Martinez, mi sono spinto a dire la chiude e non dovrei, visto che insomma ci sono ancora 13 minuti più recupero da giocare, però per questo Milan contro questa Inter recuperare un 3-0 massimo diventa un'impresa davvero ardua. No, direi impossibile. Io invece mi espongo, poi dopo mi prenderò tutti i miei rischi come sono abituato nella mia vita, però è normale che sia così. Ma davvero l'Inter trova un'altra volta su un lancio lungo con Tomori, se non sbaglio, Kalulu, che veramente cerca l'anticipo e poi dopo con la fisicità è bravissimo e con l'esterno fa una giocata da autentico fenomeno, perché guarda qui la protezione Tomori, che veramente se lo fa sfuggire con una banalità che non è da Tomori, e poi il tocco delizioso con l'esterno è veramente da grande giocatore. Però tutto troppo facile, Giuseppe. Decisamente sì, guarda, è una serataccia per Tomori, che però insomma non è che il 2023 lo ha iniziato in gran modo. Forse è rimasto scottato da quella mancata convocazione ai mondiali, che secondo me è stato un errore del commissario tecnico inglese Gareth Southgate, perché è un difensore che meritava di andare ai mondiali con l'Inghilterra. Non mi sembra che l'Inghilterra avesse questi fenomeni, però ecco il Tomori che abbiamo conosciuto, intanto Lautaro si prende l'ammonizione, e il Tomori che abbiamo conosciuto non è questo, Massimo. No, e fra l'altro né Tomori e né Kalulu, perché noi Giuseppe eravamo abituati a vedere due giocatori che non solo erano perfetti negli anticipi, ma non rischiavano mai. Invece adesso fanno anche delle giocate in orizzontale, tipo a Lecce, cioè delle giocate che non sono da loro. Si vede proprio che non sono tranquilli in questo momento. Io credo che Stefano Pioli, oltre a lavorare su tutta la squadra, perché quando non va un reparto a livello difensivo è proprio tutta la squadra che comunque non funziona, è normale che sia così nei meccanismi, no? Però fanno degli errori che non eravamo abituati a vedere. Di solito Tomori era all'anticipo e consegnava la palla, la stessa cosa a Kalulu. Invece adesso fanno degli errori che non eravamo abituati a vedere. Dunque è un problema di testa e che Stefano Pioli dovrà lavorare tanto, perché il Milan rischia veramente di uscire da tutti gli obiettivi in poco tempo, e per la squadra e per gli obiettivi che aveva mi sembra una cosa abbastanza fuori luogo fino a 10 giorni fa, mi sembrava quantomeno. Orlando rimane in collegamento perché commenteremo durante la premiazione. Ci sono da giocare ancora 2 minuti, mentre già esultano dalla panchina dell'Inter tutti abbracciati, 3-0 Simone Inzaghi, anche un urlo di liberazione, perché qualche critica era piovuta anche sulla sua testa, Simone Inzaghi, e quindi ormai ovviamente non ci sono più freni, non ci sono più scaramanzie. 1 minuto e mezzo ancora da giocare, ma da giocare direi si fa per dire, perché insomma la partita non c'è più. E ripeto, Maresca è stato un po' troppo pignolo, un po' troppo preciso nel voler dare questi 6 minuti di recupero. Sì, le soluzioni ci sono state, ma ripeto, è una partita secca, non bisogna computare la differenza reti, e l'Inter l'ha stravinta questa partita per 3-0. Ultimi 60 secondi e poi sarà la gioia per l'Inter, che si porta a casa il primo trofeo della stagione e soprattutto se lo tiene a casa, visto che anche l'anno scorso l'aveva vinto. Inter che pareggerà il Milan nel numero delle supercoppe vinte. Il Milan ha vinto la prima nel 1988 con la Sampdoria, poi nel 92, 93, 94, 2004, 2011, 2016. L'Inter 89, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021 e a questo punto lo diciamo senza tema di essere smentiti anche 2022. Quindi si tiene la Coppa. Simone Inzaghi, che è ancora giovanissimo pur essendo un tecnico affermato, raggiunge 2 mostri sacri della panchina come Capello e Lippi, vincendo la sua 4ª Supercoppa di Lega. A questo punto mancano pochi secondi, ma l'arbitro più realista del re, visto che siamo in Arabia Saudita, fa continuare fino alla fine e poi con 3 fischi decide che la partita è finita. L'Inter batte il Milan 3-0 e si aggiudica la Supercoppa di Lega. Inter batte Milan 3-0, linea Roma, torneremo. Il capitano è Sami Ramdanovic e dunque sarà lui a sollevare la coppa come leader del gruppo, perché lui ha accettato
ha un po' l'inevitabile declino dovuto all'età. Sta giocando Nana, però lui si è messo a disposizione della società e dalla panchina è diventato un vero e proprio leader. Arriva Handanovic con la coppa, è pronto a sollevarla, lo fa in questo momento, è il festeggiamento dell'Inter che conquista la sua settima Supercoppa di Lega, 3-0 alla Milan, fuochi d'artificio e adesso esultano tutti nel cielo di Riyadh che si illumina da questi bellissimi fuochi d'artificio che partono dall'apparato del King Fahd International Stadium, lo stadio che ha ospitato questa edizione della Supercoppa di Lega. L'ultima volta a Riyadh eravamo in un altro stadio, il King Saud, nel 2019. Il contratto tra la Lega Calcio e l'Arabia Saudita termina qui, ma è probabile che l'Arabia Saudita rilancerà con un'altra ricchissima offerta e insomma la Lega Calcio la valuterà, però insomma sarà difficile davvero da rinunciare e da rifiutare un'offerta del genere. Ricordiamo ancora che anche la Spagna gioca qui le finali di Supercoppa di Lega. Adesso spettacolo pirotecnico, i giocatori dell'Inter si passano la coppa, ci sarà il consueto giro del campo per i tifosi arabi, soprattutto nella curva alla nostra sinistra dell'Inter, per gioire ancora e poi ci si ritufferà sul campionato in attesa della ripartenza della Champions League che vede Inter e Milan entrambe qualificate agli ottavi di finale. Con questa esultanza direi di poter concludere gli interventi qui dalla King Fahd.